Le notizie di oggi. La musica di sempre. GRP. Giornale Radio Piemonte. Arriva al CAP 1100, siamo in corso Moncalieri a Torino con la sua Big Band e già avete capito di chi sto parlando. Paolo Belli in concerto il 5 maggio ed è al telefono con noi. Ciao Paolo. Ciao, come stai? Ciao a tutti. Molto bene, grazie. Tu come stai? Al sole, mi sembra di capire, al caldo. In questo momento sì, esatto. Sto facendo una passeggiata con uno dei miei cani e stavo aspettando di sapere che tempo fa a Torino. Praticamente è fuori onda, ma hai detto che sta quasi cominciando a piovere. Sì, il meteo prevede pioggia, insomma c'è quel grigio topo cielo che insomma non aiuta, ecco. Così è il modo migliore, il 5 per venire, no, a scaldarsi e cantare, a ballare. Esatto. Tra l'altro questo concerto arriva in un momento anche nuovo per te, anche perché il 6 di maggio esce La musica che ci gira intorno, che è il tuo nuovo album. Sì, guarda, cerco di essere stringato, ma saremo tante cose da dire. Innanzitutto sono felice perché durante il lockdown, tu sai che la nostra categoria è stata quella più pesantemente colpita. Esatto, io ho fatto, cercato di fare buon viso cattivo gioco, nel senso che ho cominciato, sai come fanno i maestri, facevano i maestri con la DAD che mandavano i compiti agli allievi, io mandavo i brani riarrangiati come mi sarebbe piaciuto fare ai maestri, quindi Lucio Dalla, De Gregori, Fossati, eccetera, mandavo i brani ai miei musicisti, così uno li teneva impegnati, due ci piaceva di volta in volta scoprire che i brani potevano essere rivisitati proprio con la big band, stile grande orchestra, certo, eccetera. Tu sai che a me piace condividere, che lo faccio anch'io, no, sui social, eccetera, ma mi piace molto condividere con la gente vera, cioè in studio. Quindi appena finito il lockdown sono andato in studio, abbiamo registrato questo album che... Ora non voglio fare quello che si lode che poi si imbroda, però sai che tutti i tuoi colleghi e anche i giornalisti che stanno ascoltando in anteprima l'album dicono che è molto bello. C'è qualcuno che mi ha dato 8 in pagella, neanche a scuola. E quindi insomma il lockdown non ha fatto del tutto male, ma soprattutto questo ci porta a... Siccome sono pazzo, lo sai, mi porterà in giro, cominciamo dal 5 proprio di maggio a Torino, ci porterà in giro in tutta Italia e non solo, con la big band, visto che ormai non si guadagna più un soldo, e almeno andiamo a divertirci. Ma certo, andiamo a divertirci con la gente, che figo! Quindi la gente verrà a ballare non solo le mie canzoni storiche, dei Ladri Biciclette, non solo, ma anche tutto ciò che appartiene al nostro panorama. Tutto apparecchio che appartiene al nostro panorama musicale rivisitato stile big band. Ragazzi, vi consiglio di venire muniti di scarpe da ginnastica, perché cominceremo a... Secondo ballare. Secondo me si balla e si canta soprattutto, quindi esatto. Preparatevi già, che se lavorate con la voce il giorno dopo, insomma prendetevi un giorno, perché sono canzoni che uno conosce, cioè proprio fanno parte del panorama della cultura della musica italiana. Ma sai, io sono ormai talmente vecchio, no, che la cosa che mi sorprende quando facciamo i concerti, che arriva dei ragazzi con ma tu a questa, sì, e purtroppo mi fa piacere una cosa, ma purtroppo mi colpisce il cuore, quindi mi fa capire di essere data vintage, come si dice. Sei però boomer, sei boomer. Esatto, così esatto. Ti chiamano i giovani, capito? Esatto. Cioè, hai per... cosa figa poi vedere che tutti quanti sotto il palco conoscono le canzoni, le cantano e ballano con noi. Allora, c'è della musica nuova, ci sono i concerti, c'è la tournée che comincia proprio al CAP 1100 a Torino, però c'è anche il compleanno che è appena stato, cifra tonda. Guarda, non ne parliamo? Speravo che tu no. Soprassediamo, va bene. No, e invece arrivato alla soglia di 60 anni, ho detto: ho sempre gioito e goduto nel fare regali agli altri, ma perché non... Io non me lo sono mai fatto a me, ma perché non me lo faccio? Mi sono fatto questo album che poi mi permette di andare in giro con la grande big band in giro a fare musica come ho sempre desiderato di fare. Quindi, secondo me questa volta è un regalo reciproco, posso dirti, perché comunque alla fine avete un coinvolgimento, è davvero un'energia che non cioè, alla quale non puoi star fermo, non puoi non cantare, capito? E quindi sicuramente sarà divertente per chiunque, ecco, per voi che siete sopra, per noi che saremo sotto. Grazie, ma più che altro mi piace pensare che mi piacerebbe, insomma, che tutti venissero per godere soprattutto di un suono che chi
e amanti di questo suono ormai si sta perdendo, no? Perché io non ho nulla contro le nuove tecnologie, tu sai che ho scritto anche e canto anche canzoni con DJ, con groove, certo, eccetera, però mi piace questo stile anni 50, grande orchestra, mi piace pensare che molte persone vengono per ascoltare di nuovo questo sound, ma anche scoprire che vengono molte persone, molti ragazzi a dire: ah, ma cavolo, la musica si può fare anche anche in questo modo, è certo, perché siamo aperti a tutto, e lo è Paolo Belli, lo è la Big Band, e lo siamo anche noi. Senti, ma Torino è stato per me da sempre un modo fantastico per cominciare, ai tempi di La Bicicletta con Vasco Rossi, ogni volta che partiva il mio tour, il mio disco, partivo da Torino, quindi guarda, sembra proprio fatta apposta, prima data, quindi presentiamo l'album nuovo lì, io mi auguro che veniate tutti quanti. È giusto così, certo, certo. Tra l'altro hai nominato Vasco c'è nel nuovo album, c'è una rivisitazione di una delle sue canzoni. Beh, non potevo non omaggiare colui che mi ha permesso di fare due tournée con lui, ha scritto canzoni per me, e quindi era chiaro che... Però ho fatto una canzone che lui non fa mai, che vabbè, se proprio te lo devo dire... Che è una tra le mie preferite, tra le altre cose, se ti devo dire la verità, ecco. Ora vai, trasmettila quando... appena esce l'album, se vuoi, trasmettila. Certo. Senti, hai nominato I Ladri di Biciclette, io sono particolarmente legata a Sanremo, insomma, tutti quegli anni lì, e quindi per salutarti direi che suoniamo Ladri di Biciclette, dei Ladri di Biciclette. Vi ringrazio te, ringrazio sempre davvero tutti alla radio, e mi auguro di vedervi tutti giovedì sera alle 21 al CAP 1100, e ripeto, portatevi le scarpe da ginnastica, sappiamo che ora cominciamo, non sappiamo che ora finiamo, perché noi cominciamo, prendiamo avanti e poi si va avanti come un vecchio, come si faceva una volta, che meraviglia. Oh, se mettete i tacchi per sbaglio c'è sempre, vale sempre la regola che uno toglie le scarpe e le lascia lì all'angolo. Esatto. Paolo Belli, grazie per essere stato con noi su GRP, ciao. A voi, ciao a tutti. GRP.